Questo stadio in costruzione. Lo stadio della prima squadra della Binare. Sviluppato un progetto, lo stiamo portando avanti. 17.000 metri quadrati. Per ora è uno stato di necessità. Per me l'Albino Leffe è una famiglia e io penso di aver tatuato sulla pelle l'Albino Leffe perché sono qua da 22 anni, prima da calciatore, dopo da segretario, team manager, allenatore dei ragazzini, ho fatto un po' di tutto. Quando il presidente mi ha detto prenda le sue cose, vada giù in reception e comincia a controllare i lavori lì allo stadio. Ma come che lavori? Segui i lavori, mi dica se va tutto bene, com'è e va bene. Siamo stati contattati da Albino Leffe, in questo caso dall'ingegnere Anesa, che era il direttore del cantiere. Da qua è nato questo progetto di pavimentazioni, di colori, che a noi ha subito coinvolto e da questa telefonata è nato un qualcosa di meraviglioso. Ci ha contattato Albino Leffe proponendoci di fare un sopralluogo presso il cantiere per visionare le zone in cui sarebbero dovuti essere eseguiti pavimenti e sottofondi. Ricordo che durante questo primo sopralluogo che ho effettuato personalmente l'area era ancora praticamente tutta verde. C'era solo lo scheletro di quello che poi è diventato l'Albino Leffe Stadium. Eravamo a maggio 2020, quindi in piena pandemia Covid, tempistiche molto ristrette per portare avanti tutti tanti lavori da fare, quindi non sapevamo quante persone saremmo riusciti a mandare in cantiere. Però diciamo che la gioia e la voglia di portare avanti un progetto così importante sicuramente era più forte dei pensieri negativi che erano a corredo di questo grande progetto. Tutto lo stadio da fare era impressionante e questi lavori qua, sinceramente, seguirli tutti, vedendoli così, sono lavori molto complicati e anche dettagliati. I primi interventi sono stati forse più difficili proprio perché cominciavano a nascere delle criticità sui vari lavori da realizzare e da lì il nostro ufficio tecnico, i nostri tecnici si sono attivati per supportare la direzione lavori nel trovare di volta in volta la soluzione idonea a risolvere le problematiche che emergevano. C'era la figura di Luca Ferreri, geometra che ha seguito tutti i lavori fisicamente in cantiere, ogni giorno lui era presente in cantiere per coordinare le squadre, tecnicamente verificare i lavori che venivano realizzati. Ha trovato veramente delle soluzioni tecniche che senza di lui sarebbe stato molto più complicato trovare. Settembre 2020 mi dice il collega Andrea che c'è da inserirsi nel cantiere di Zanica Albino Leffe, inserirsi nel senso per la mia figura come tecnico dei sottofondi e quindi per iniziare a fare dei riempimenti del piano terra dove sono da fare appunto dei primi lavori come strato grezzo, la rasatura degli impianti. L'ambiente è particolare, non è il classico pavimento industriale da fare in un capannone, in un piazzale, ma bensì sono tutti degli ambienti già suddivisi e quindi con tamponamenti ben delimitati a fare stanze, corridoi,
e locali comunque di piccole dimensioni, quindi per il pavimentista è più difficile entrare a lavorare in questo contesto. Il primo giorno che sono arrivati quelli di LP sono un po' stranito, così per dire, sul fatto che è arrivata questa macchina gigante con dietro una vela, una turbina, che praticamente serviva per lisciare tutta il pavimento, che però prima era un lavoro stancante, adesso di allargare tutta la resina, ed era anche affascinante stare lì a guardare queste che lavoravano. E si è affrontato appunto i primi getti con preoccupazione di non andare a fare eventuali danni, perché sono pareti in cartongesso, non in muratura, quindi sono anche meno resistenti. Si è dovuti per forza intervenire con un tipo di calcestruzzo con inerte fine, anche per il pompaggio e linee di getto maggiori, per riuscire a entrare nell'interno dello stadio. E si è dovuto provvedere a inserire delle fibre. Queste superfici di pavimentazione dovevano essere ben finite, anche perché poi erano soggette a trattamento antipolvere, e quindi che risalta l'effetto bagnato, e quindi un grado più lucido della superficie del pavimento, sia in alcune zone la resina, l'applicazione di resina, per aumentare il grado antiscivolo nei locali spogliatoi e nei locali comunque dove era richiesto il passaggio, esempio corridoi che portavano poi allo stadio, al terreno di gioco vero e proprio. Mi confrontavo appunto con Andrea, mio collega in ufficio, e come faccio del resto anche nelle altre situazioni di cantiere. Prendevamo appuntamento alle 7 in ufficio per verificare e cercare di risolvere al meglio tutte queste criticità che andavano a formarsi durante la fase dei lavori. Una sera appunto, rientrato dal cantiere, mi racconta di una particolare esigenza del presidente Andreoletti e dell'ingegnere Anesa. Volevano un colore della pavimentazione che non fosse il solito colore standard, ma era un mix di colori che il cliente voleva come sua idea, praticamente partendo dall'esempio di sue altre proprietà dove c'erano dei pavimenti vissuti, e quindi voleva ottenere questa cosa. Ragionando un po' su quello che avremmo potuto realizzare, dopo varie proposte abbiamo provato a realizzare un mix design tra un color tabacco e un color rosso, provando a spolverare il pavimento con questi due colori, mixandoli tra virgolette a caso, in modo da verificare cosa fosse il risultato finale e se poteva essere di gradimento del presidente. Però dovevano essere campionati, quindi dovevano essere fatte delle prove specifiche in cantiere sul posto, in modo che il signor Andreoletti, il presidente, potesse andare poi a scegliere e a individuare che il risultato era quello della sua idea di partenza. E devo dire che non è stato semplice, perché è un conto dirlo e quindi pensarlo, è un conto poi andarlo a realizzare non solo nel campione, ma non essendo uno standard andare a ripeterlo sul posto e quindi su stanze, su locali diversi. Eravamo in trepidante attesa che il presidente lo visionasse in modo da vedere se poteva essere di suo gradimento. La cosa bella è che il presidente ha gradito molto, e addirittura l'ingegnere Anesa ci ha chiesto di fare il copyright a questa soluzione, perché gli era piaciuta talmente tanto che l'ha riproposta anche su altre zone dello stadio. Il presidente passava, il vicino a me mi diceva: ti piace? Ho detto sì, però dai, no, è uscito bene, dai, è uscito bene, 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 dai, continuiamo avanti così. Da lì poi abbiamo sviluppato chiaramente altre aree di lavoro dove si è andati a fare invece dell'antracite, quindi il colore grigio scuro, piuttosto che il grigio standard, dove è stato utilizzato il quarzo normale negli ambienti più limitrofi, per cui aree di
di magazzino, aree di pertinenze che facevano delle intercapedine piuttosto che delle rampe di accesso. Effettuavo sopralluoghi a cadenza mensile, bimestrale, per verificare l'andamento dei lavori presso il cantiere. Ricordo che ogni volta vedevi sempre qualcosa di nuovo, sempre qualcosa di bello, che dicevi: caspita, questo è un progetto veramente importante. Un paio di volte: Ruben, domani mattina cerco di arrivare qua un po' più presto. E allora, ascolta, io non è che mi devo alzare, ascolta. Allora cerchiamo di, sappiamo dove erano le chiavi, nascondevo le chiavi, una certa, beh, lì le prendi, apri, poi chiudi tutto. Sì, non preoccuparti, Ruba, che ci penso io. Cioè, erano belle confidenze anche da lavorare. Quindi non siamo i tipi che guardano l'orologio e dicono: caspita, però sulle 6 un minuto sarebbe ora di andare a casa. E il bello secondo me è questo, perché siamo una famiglia. Era motivo di orgoglio tutte le volte vedere sempre quel pezzo in più dello stadio finito, realizzato come doveva essere il progetto finale che vedevamo nei rendering. Non c'era sabato e domenica, che tante volte mi chiamavano: ma domani lavorate? Beh, domani e sabato sì, tante volte, ma la domenica venivamo anche il sabato e domenica a lavorare pur di finire. È modo di mettere in campo maggiore attenzione, maggiore concentrazione che non in altri contesti. Quindi c'è stato un impegno di squadra, di LP, quindi di gruppo. È uscito veramente, veramente bene il lavoro. I ragazzi sono veramente stati all'altezza sempre della situazione. I pavimenti sono stati realizzati tutti nelle tempistiche richieste e a regola d'arte. Vorrei ringraziare Albino Leffe, in particolar modo il presidente Gianfranco Andreoletti, che ci ha permesso di sposare questo progetto del nuovo stadio proprio di Albino Leffe, anche perché sposa un po' le nostre idee, seguire i giovani, l'innovazione e lo spirito di gruppo. Albino Leffe è vita. Ancora adesso la domenica, quando guardo le partite, mi viene addosso la tensione di come quando giocavo e non riesco a star fermo o a parlare. Posso dire che mi ha dato anche delle esperienze. Un ambiente così bello, così importante, mi sono venuti i brividi, ti dico la verità. Vedere lo stadio completato in tutta la sua grandezza, veramente, sono rimasto 2 minuti a guardarlo, a contemplarlo. Penso che sia un fiore all'occhiello per l'Albino Leffe, penso che deve essere uno stimolo, una cosa impressionante per un giocatore che viene qua a giocare, per farsi che... Il vantaggio dell'Albino Leffe!